L'impresa che serviva non è arrivata. La pergolettese torna dalla Sardegna dopo aver rimediato la terza sconfitta consecutiva e adesso, con sole 4 gare da disputare, i punti di distacco dalla zona play-out sono 6. Le speranze di salvezza dei gialloblu sono ormai ridotte al lumicino. A Sassari la squadra di Firicano ha tenuto testa alla Torres per un tempo e mezzo. Una volta rimasta in 9 per le espulsioni di Ferri e Bardelloni, la pergolettese ha lasciato che i sardi prendessero il sopravvento. Le reti degli ex grigiorossi Filippini e Buonvissuto hanno così consegnato i 3 punti agli avversari. La cronaca del match vede mettersi subito male le cose per i cremaschi. È il 15° quando l'arbitro Caso di Verona giudica volontario e da ultimo uomo un fallo di mano di Ferri che viene espulso. Sulla conseguente punizione dal limite, Cabeccia costringe Grandi alla prima parata della giornata. Passa soltanto un minuto e il portiere del Pergo deve superarsi di nuovo per opporsi alla conclusione ravvicinata di Infantino. La Torres, in superiorità numerica, prende coraggio e al 20° Buonvissuto sfiora di poco il palo in girata. La partita è un monologo dei sardi, ancora pericolosi al 28° con Ciotola. Nell'occasione, altra super parata di Grandi, che risulterà il migliore in campo nelle fila cremasche. Prima dell'intervallo c'è tempo per un colpo di testa di Buonvissuto su corner battuto dall'Isai, con Grandi di nuovo strepitoso. Ad inizio ripresa Bardelloni rimedia il primo giallo per un fallo evitabile ai danni di un avversario. I padroni di casa continuano ad attaccare e Potenza sfiora il palo. Poi, al 25°, l'arbitro punisce con la seconda ammonizione un intervento di Bardelloni ai danni di Cabeccia. In 9 contro 11 i gialloblu crollano. È il 28° quando Potenza serve Filippini che, in posizione di sospetto fuori gioco, infila di testa in rete. Grandi evita il tracollo con un'altra parata su Potenza a 10 minuti dalla fine, ma al secondo minuto di recupero arriva comunque il raddoppio dei sardi con Buonvissuto. Finisce 2-0, domenica arriva la spalla al Voltini, ma ormai è solo la matematica a tenere in vita la pergolettese.